Lo storico premio Lucanda da Gerry, nato nel 2008, è tornato dopo una pausa creativa con una forte motivazione: sfatare il mito che l'Italia è un paese per vecchi che non dà spazio alle nuove leve. Da quest'anno, quindi, spazio ai giovani, offrendo loro visibilità attraverso il premio destinato a quei talenti under 35 che appartengono alla fascia territoriale compresa tra Brenta e Piave. Emozionato come nella prima edizione, per il patron Gerry Menegon, pensare al menù perfetto per la serata è stata una vera e propria sfida. Abbiamo previsto tutte eccellenze del territorio, tra Piave e Brenta, come abbiamo definito il premio, appunto, tra le vallate del Piave e Brenta. Perciò andremo ad assaggiare le varie sfumature, dai piselli alla trota del Brenta, al capocollo di maiale cotto a basse temperature qua della Pedemontana, con le ciliegie di Maser, è un vino rosso qua che va di moda ultimamente, che è la Recantina, prodotta qua a 2 chilometri da noi. Ho letto dal comunicato stampa che mi è stato mandato che è stato complicato mettere insieme questo menu. Come mai? Tu sai che quando restringi l'azione, il raggio di azione, diventa sempre un po' problematica la cosa. Quest'anno abbiamo voluto forse eccedere sui prodotti qua dell'alta vallata. Sicuramente l'anno prossimo, che quando ripeteremo, ci sposteremo più verso il mare, verso la pianura. Dobbiamo, per la condicio, accontentare tutti, o no? Parliamo adesso del premio. Sì, ma il premio nasce 9 anni fa, dopo la mia vicissitudine di salute. Sapete che questo tipo di cena è una delle 2 cene che faccio all'anno, che il ricavato va devoluto alla LILT di Treviso. Ci sono sempre persone che hanno bisogno di aiuto. Quindi lei si è inventato questo premio. Sì, diciamo che ho inventato questo premio, non sapevo come attingere a questo premio. Mi sono prima mosso con la Pedemontana Grappa, cercando di personaggi che avevano fatto qualcosa nella sua vita, sia in Italia che all'estero, che hanno, diciamo, fatto conoscere la nostra Pedemontana. Dopodiché, invece, da quest'anno abbiamo ricambiato un po' tutto il sistema e vogliamo invece premiare gli under 35, ossia i giovani. Dobbiamo guardare i giovani, dobbiamo guardare il futuro. Questo fa sì che questo premio, che abbiamo cambiato proprio da 2 o 3 mesi a questa parte, non è stato facile, con un entourage nuovo, appunto per premiare i giovani, cercare che i giovani anche si interfaccino con noi. Per lei il cibo in tutta la sua vita cosa è significato? Dopo 47 anni di cucina penso cosa ha significato la mia vita. A ritirare il premio dalle mani della seconda classificata Miss Italia Laura Coden sono stati lo chef prodigio Francesco Brutto, trevigiano di Campocroce, classe 1988, con all'attivo già una stella Michelin e 3 cappelle alla guida dell'Espresso. Eleonora De Marchi, originaria di Castelfranco Veneto nel Trevigiano, appena ventenne e già campionessa di scherma e pluripremiata. E poi l'inventore 33enne Andrea Mocellin, originario della provincia di Vicenza, che si è distinto in particolare per aver inventato Revolve, la prima ruota modulare che si può piegare e infilare anche in zaino. Il sogno dei viaggiatori e dei pendolari, insomma.